Assolutamente sì, dove c'è il brutto e l'impedito dei significati compare adesso intanto lo spazio per recuperare la veduta, la bellezza, lo sguardo, la profondità. E poi ci ospiteremo le migliori idee della città prima che queste diventino progetti, procedure e cantieri. Qui è possibile che nasca una grande infrastruttura turistica per la economia del mare. Un elemento di attrazione anche virtuale. Ragioneremo insieme. Molti bambini mi hanno scritto perché tenevo ancora in vita una bruttura così pericolosa anche contro la vita delle persone. Quale può essere, secondo lei, ad occhio e croce, la migliore destinazione d'uso di quest'anno? So per esempio che il mio amico Ardizzi ci vedrebbe un delfinario qualche anno fa, adesso un museo virtuale. Ci sono architetti che pensano qui ad elementi connessi all'economia universitaria del mare. Adesso ragioneremo. Sta per arrivare un benefattore di Pescara e provincia, che è il professor Mattoscio, al quale pure chiederemo il suo punto di vista, e poi parleremo con gli interessi buoni della città. Allora, il ponte del mare è frutto dell'idea dei bambini. Le città di qualità sono su misura dei diritti dei bambini. Qui chiederemo anche ai bambini della città e della regione che cosa ci vedrebbero. Saranno garanti della qualità delle opere. Secondo te come tempistiche prima di iniziare a vedere dei lavori? Faremo un grande evento con professionisti, imprenditori, con Stefano Boeri. Rivolgerò invito anche a Renzo Piano affinché ci guidi nella riflessione, ci accompagni. Assolutamente no. Quello che è certo è che questo è un bene lingotto della città. Quindi diciamo che al momento, come tempistica di scelta del progetto, faremo presto un grande appuntamento dove tutti potranno essere presto, ma il mese di maggio sarà un mese significativo per chiamare a raccolta la città, la parte migliore della città, quella che non denuncia, quella che elabora, quella che progetta, quella che realizza, cioè quella parte che non invidia, non ostacola, non crea pozzanghere, non coltiva odio. Solitamente non hanno manco i forungoli questi qui. Qualsiasi infrastruttura verrà realizzata insieme ai privati? Non abbiamo in antipatia i privati, ma qui sarà un monumento alla proprietà pubblica, alla iniziativa pubblica. Sarà un monumento, Ardizzi come lo direbbe? Sarà un'estasi dell'iniziativa pubblica.